amici di Italian Fishing TV. Oggi mi trovo a Gonzaga, alla Fiera Millenaria, in occasione del Carp Italy, per esattezza la 24esima edizione. Si sono appena aperte le porte e i padiglioni sono già pieni di carpisti. Persone presenti al Carp Italy, è un evento che si riconferma ogni volta veramente ricco ed importante. Che ne pensi, Roberto? Sì, è una grande soddisfazione perché questa fiera festeggia i 25 anni ed è probabilmente la fiera di pesca più importante ormai storica del nostro paese. 12.000 passa appassionati di una tecnica specifica che si radunano da ogni parte d'Italia, ma anche dall'estero vengono, perché siamo anche un riferimento importante per l'estero, nel senso che abbiamo carpisti di tutta Europa che sanno che in Italia abbiamo creato, è stata creata un qualche cosa di importante, storico, di riferimento, e questo fa piacere a tutti quanti noi che comunque da 25 anni cerchiamo di tenere viva questa fiamma che è il carp fishing italiano. E si toccano sempre anche molti argomenti importanti quando si viene qua. Sì, diciamo che grazie a Carp Italy e ai convegni che abbiamo fatto negli anni abbiamo sollevato una serie di problematiche importantissime, non ultimo il bracconaggio, che è stato trattato in modo così dettagliato, così profondo, da portare qua addirittura livelli ministeriali, del Ministero degli Interni in particolare e dell'Agricoltura, per combattere questo fenomeno. Ma non solo quello, anche con l'aiuto della Federazione abbiamo creato un sistema per combattere questa gigantesca piaga e anche altre piaghe che stanno causando una serie di problematiche alla pesca sportiva italiana che vanno risolte, e le risolveremo anche grazie a Carp Italy. Se si parla di pesca c'è la FIPSAS e insieme a me lo conosciamo tutti, c'è Massimo Rossi. Massimo, Carp Italy e FIPSAS. Guarda, è un binomio che ormai sono tantissimi anni che sta andando avanti, direi che sta andando avanti anche bene. Noi come federazione, da quando faccio parte io del Consiglio federale, però insomma direi da quelli che sono i miei ricordi, partecipiamo a tre manifestazioni nell'arco dell'annata, che sono il Pescare Show, l'Eudi, che è quello della subacquea, e il Carp Italy, perché così riusciamo ad andarci a interfacciare e poter parlare con tutte quelle che sono le realtà che riguardano la federazione. Quindi qui non possiamo mancare, anche perché l'avrete visto anche voi, c'è tanta gente e tanti giovani, quindi qui non puoi essere assente. Infatti il discorso è proprio questo, ci sono tantissimi giovani, questo lascia ben presupporre per il futuro. Assolutamente sì, e siccome noi come federazione quello dovrebbe essere uno dei primi punti, andare a seguire e a cominciare a prendere per mano quelli che si stanno avvicinando alla pesca. E siccome qui sono dei giovani e dei giovanissimi anche, ben venga il fatto di poter cominciare a parlare con loro, anzi io mi auguro, grazie anche a questi interventi che facciamo, che ci vengano a cercare, perché purtroppo noi siamo un po' un elefante nella cristalleria, facciamo un po' fatica a muoverci, però se ci vengono a cercare ci siamo e siamo anche collaborativi, quindi ci siamo insomma. Carp Italy. 24esima edizione, ma sarebbe stata la 26esima se non ci fosse stato il Covid, ma nella realtà la prima edizione 1999, 20-21 febbraio, abbiamo festeggiato quest'anno i 25 anni. Siccome sono un po' egocentrico, mi sono inventato di far venire in fiera una DeLorean del film Ritorno al Futuro, per fare appunto questo collegamento tra passato e futuro. Quindi sono sceso da questa DeLorean vestito da dottore pazzo. Noi ti abbiamo visto. Purtroppo, speriamo che taglino nel montaggio, che non si veda troppo, perché sennò a casa la moglie mi manda via. E ho lasciato il palco alla persona
che ha veramente portato in Italia il car fishing, che è Roberto Di Pamonti, che ha invitato sul palco tutti i personaggi che hanno fatto la storia del car fishing in Italia. E la giusta collocazione era appunto Carpitali, che è iniziato 25 anni fa e oggi ha sempre successo, perché comunque i numeri che facciamo sono in continuo aumento, quindi per fortuna non vede crisi un settore, quello della pesca, che in generale vede un po' un calo di numeri. Quello del car fishing invece per fortuna regge, non sappiamo perché, ma noi siamo contenti, stiamo zitti e non ce la gufiamo. A parte questo, quest'anno avremo un boom di presenze al Carpitali Love, adesso si chiama così, tante coppie di innamorati, sposati, amanti o fidanzati, non sappiamo qual è il grado, però che si amano, li metteremo alla prova, li mettiamo alla prova sul palco di Carpitali, una ventina di coppie quest'anno, e vinceranno un carrello di premi. Quindi quest'anno veramente un grande successo per quello che è il palco, sono contento, però prima o poi anch'io smetterò di fare questa cosa. Infatti volevo proprio chiederti quali erano gli eventi che abbiamo oggi il piacere di vedere qui sul palco del Carpitali. Allora, abbiamo dato un riconoscimento al presidente di Car Fishing Italia, Agostino Zurma, per festeggiare i suoi 20 anni di presidenza. Prima di lui abbiamo dato il premio ai veterani del Car Fishing a Giancarlo Benuzzi, che prima di Zurma era stato il presidente di Car Fishing Italia. E poi abbiamo la Fishing Academy con la nostra Laura Barluzzi, che ci porta i bambini sul palco e parlerà dei suoi fishing camp che organizza per i bambini. E poi abbiamo Yuri Grisendi e Alessandro Biancardi, che ci parlano del siluro, record del mondo del siluro. Insomma, abbiamo tante cose sul palco che in questi due giorni si sono alternate e si alterneranno per tenere viva la fiera, che non è solo appunto mercato, esposizione, ma è anche show, eventi, parliamo di tecnica, di pesca e di tante cose, di biologia. Con la federazione tratteremo degli argomenti della nuova legge sulla pesca sportiva, ci sarà il presidente Matteoli, insomma tante cose che vedrete sul palco, ma non le fa spoilerare tutte, tanto durante la puntata si vedranno, dai. Sono insieme a Marco per Pesca Più. Che cosa ci aspettiamo dal Carpitali, Marco? Ma ci aspettavamo tanta gente e devo dire che ormai è una certezza, perché è veramente pieno, è un piacere che ci sia un afflusso del genere. E noi insomma siamo qui come al solito, belli carichi di roba, di merce, coi prezzi al top, quindi siamo contenti, dai! E si vende? Sì, devo dire che c'è un ottimo afflusso, poi la fiera è grande, per cui la gente insomma è curiosa di sbirciare un po' dappertutto, però il stand è sempre pieno, quindi dai, va bene così. Ci sono particolari novità per il Carpitali? Ma guarda, le novità non finiscono mai, perché è un mondo in continua evoluzione e mai come il settore carpa veramente sforna ogni anno 2000 chicche nuove. Noi cerchiamo di stare il più possibile al passo coi tempi. Sì, ci proviamo, insomma, dai. Grazie. No, grazie a voi, buona fiera. Con Agostino Zurma, da 20 anni presidente del Carp Fishing Italia. Esatto. Di che cosa vi occupate, Agostino, più precisamente voi? Allora, diciamo che ci occupiamo un po' di tutto, perché Carp Fishing Italia è un'associazione monotecnica che diciamo può vedersi interessata a 360 gradi. Facciamo del volontariato sotto l'aspetto della vigilanza, recuperi ittici, sì, semine, sociale. Abbiamo delle manifestazioni che si chiamano Enduri, alcune che hanno una durata già di 28 anni, con cui recuperiamo dei fondi per poi devolvere al sociale. Abbiamo acquistato dei pulmini per gli anziani, abbiamo fatto delle sale, mini sale cinema, se così vogliamo chiamarle, e tante altre cose, cioè proprio ci, e più facciamo anche delle attività a livello tecnico, perché abbiamo un nostro trofeo CFI che raduna tutti gli iscritti delle sedi periferiche. Adesso siamo 53 sedi con 1700 iscritti, raduna tutte le sedi di tutta Italia e ogni anno promuoviamo questa manifestazione. Quindi Carp Fishing Italia non è soltanto pesca in maniera attiva, ma anche
tutto ciò che ruota intorno a un sistema, alla vita sociale. Sì, alla vita sociale. Ripeto, dalla difesa del patrimonio ittico, dalle semine, dai recuperi ittici, da dare disponibilità economiche a chi ne ha di bisogno. Siamo intervenuti quando ci sono stati terremoti, alluvioni, anche con i ragazzi, andare a recuperare persone, cioè siamo attivi a 360 gradi. Vi date da fare sotto moltissimi fronti. Esatto. Bene, allora che vada avanti ancora per tanti anni il Carp Fishing Italia. Lo faremo, faremo il possibile. Simone, oramai sei un volto conosciutissimo per via delle tante battaglie. Il Carp Italia è un appuntamento al quale non si può mancare. Proprio adesso sei sceso dal palco. Sì, Carp Italia è sempre il Carp Italia, quindi ci vengo sempre più che volentieri, perché qua è iniziato tutto e stiamo portando avanti ancora queste battaglie. Mi auguro di venire qua con battaglie nuove, perché vuol dire che queste le abbiamo chiuse. Magari sarebbe veramente l'ideale, insomma, per tutti i carpisti e non solo, ovviamente. Quindi si parla ancora di nuove proposte? Sì, allora quelle vecchie sul bracconaggio le stiamo portando avanti ancora, tali e quali modificate in alcune piccole parti, per cercare di condividere, perché quella che è venuta a mancare è stata proprio una condivisione con il mondo dei pescatori professione che abbiamo trovato e del quale sono anche contento, perché comunque è stato un buon lavoro fatto insieme. Adesso è arrivato il momento di mettere anche in campo quelle proposte che avevamo tenuto nel cassetto per dare priorità a questa, ossia riscrivere una legge per tutto il mondo della pesca, quadro a livello nazionale, che possa dare nel 2024, nel 2024 che possa ridare ai cittadini la voglia di poter tornare a pescare. In mezzo al Miss Carp Italia e Mister Siluro, loro sono una coppia nella vita. Come vi chiamate? Lara? Paolo. Sono i vincitori di questa edizione del Carp Italia. Dunque, un momento che ricordate entrambi di pesca che avete condiviso insieme, qual è? Te lo racconta lei, perché secondo me non le è piaciuto granché. Allora, uno dei nostri primi appuntamenti in cui mi ha portato in una valanga di fango a pescare. Lo ricorderò come il suo lago preferito, tra l'altro, quindi lo ricorderò come un momento idilliaco della nostra storia. Sono insieme a Maltoni Mirko di Euro Carp Club. Che cosa consiste, in che cosa consiste il vostro club? Il nostro club consiste in amicizie, voglia di fare bene e soprattutto voglia di fare qualcosa, di lasciare qualcosa di positivo nel mondo della pesca, che spesso in tanti territori ha dei problemi. Ci occupiamo soprattutto nel nostro territorio, dove nasce appunto il club, tanti anni fa, nel 2006, perciò cominciamo ad andare verso i 20 anni di club, e nei recuperi ittici, perché nelle pianure di Ferrara e Ravenna, pianure che sono interessate da tanti canali di bonifica, nel periodo invernale purtroppo per lavori di manutenzione, agricoltura e quant'altro, i canali vengono messi in secca, canali che hanno vita, hanno fauna ittica, tanta fauna ittica, e i nostri ragazzi, i nostri volontari, perché noi siamo tutti volontari e senza nessun scopo di lucro, vanno a salvare la fauna ittica, salvare vita, spostandoli da quelle acque che vengono appunto abbassate
e reimmessi sempre nelle zone limitrofe, in canali, chiamiamoli maestri, dove c'è sempre acqua. Poi, essendo un'associazione nata tanti anni fa, i ragazzi, chi prima di me, si è trovato di fronte a questo nuovo problema che tutti conosciamo, che è il bracconaggio ittico, e tutti sappiamo che si svolge più che altro nel delta, in tutto il delta del Po, perciò anche Ferrara e Ravenna, e i ragazzi pian piano sono diventati sempre più specialisti nella lotta, nel contrasto al, appunto, al bracconaggio ittico, ai famosi bracconieri lipoveni rumeni. E dov'è la vostra sede? La nostra sede ufficialmente è a Comacchio, San Giuseppe di Comacchio. È nata a Ravenna, poi per delle questioncine, diciamo, proprio burocratiche, il presidente stava a Comacchio, ma siamo tutti dalla zona tra la Romagna e il Ferrarese. Il Carpitali è una fiera sempre in crescita. Anche quest'anno abbiamo visto un'affluenza importante di giovani ma anche di bambini. Sì, il Carpitali è una fiera particolare. La gente c'è, viene sempre a Regione, viene sempre di più, perché il car fishing sta crescendo, e questo purtroppo mi fa venire a mente che noi in campi di gara, per fare delle gare di grosse dimensioni, purtroppo non ce l'abbiamo. Tant'è vero che, come dicevo prima, la cerimonia di premiazione della nazionale femminile, se abbiamo dovuto rinunciare a chiedere un campionato del mondo di car fishing maschile, perché ormai l'anno scorso in Francia erano 32 coppie, che vuol dire, scusa, 32 nazioni, che vuol dire 96 coppie, noi non si arriva nemmeno a un terzo di 96 coppie come campi di gara, perché ci abbiamo Pietravitta, ma più di tante non ce n'entra. E quindi per quello sta crescendo, purtroppo il lavoro d'avere un campo di gara di dimensioni adatte, non lo so, sarà difficile, ma dovremo cercare. A Pietravitta l'anno prossimo ci faremo il mondiale delle donne, il mondiale Under 22, quindi lì ci dovrebbero entrare, e quindi perlomeno si porta un campionato del mondo in Italia. Qui per la fiera, ti devo dire la verità, la fiera c'ha ormai credo di aver visto un vantaggio gigantesco. Questa fiera vende, nel senso che tutti vendono, e la gran parte della gente esce da qui con delle sacchettate di roba. Non so se hai visto esche, boils, ma anche canne, tende, di tutto, tre piedi, qualsiasi cosa. Questa fiera vende, e ormai direi che il gusto della gente, la voglia della gente è quella di venire e comprare, perché spera di risparmiare, perché spera di averci dei ritorni. Non so come le fiere di una volta, ti ricordi? Non so se te magari sei troppo giovane, forse non te lo ricordi, ma c'era delle fiere dove venivano le grandi aziende e presentavano le novità. Non esiste una cosa di questo genere, perché per esempio anche Vicenza, se sei stata a Vicenza e ci sei stata, la parte delle aziende c'era 200 persone, perfetto, anche perché novità non ne vedi, perché a febbraio qualsiasi materiale è già nei negozi, quindi la gente l'ha già vista a casa sua, che ci viene a fare qui? Se andavi nel padiglione di là, dove si vende, era strapieno, capito? Quindi credo che bisognerà cominciare a pensare di fare delle fiere differenti, con una filosofia diversa, se no andranno a sparire. Si è anche toccata un'altra volta la tematica importante del bracconaggio prima sul palco, giusto? Sì, certo. Bracconaggio, come dicevo sul palco, purtroppo eravamo quasi arrivati a Dama la scorsa legislatura, poi come al solito è cascato il governo e siamo ripartiti da zero, perché l'Italia, purtroppo, le leggi vanno fatte cotte e mangiate, perché altrimenti se le tiri a lungo non arrivano mai in fondo, che i governi durano sempre poco. Questa volta siamo ripartiti, siamo quasi arrivati in fondo al Senato. È passata all'unanimità dalla commissione, da tutte le varie commissioni del Senato, e va in aura in deliberante, quindi non va nemmeno votata, quindi il Senato lo darei per scontato a breve, diciamo nel giro di 10-15 giorni. Poi c'è da passaggio alla Camera, però
visto che l'hanno votata all'unanimità al Senato, ho forti speranze che stavolta si arrivi in fondo. Quindi buone notizie. Assolutamente sì, ci sono buone notizie per il bracconaggio, perché se esce questa legge dovrebbe essere una legge che, insomma, una bella botta a bracconieri gliela dà. Buone notizie perché è passato nel mille proroghe, come dicevo sul palco, l'emendamento che proroga ad un anno la possibilità di fare i popolamenti, che significa, parlo di trote naturalmente, che significa che è assicurata l'apertura di quest'anno e addirittura, siccome va fino alla fine di marzo dell'anno prossimo, anche l'apertura già del 2025, e questo ci dà un bel respiro, un bel lasso di tempo per cercare di arrivare a una soluzione che poi sia definitiva. Però se no, dal 31 dicembre era bloccato tutto, non si poteva buttare più niente. Quindi le buone notizie questa settimana ci sono state. Posso chiedere da dove vieni? Da Ravenna. Che cosa ti aspetti dal Carpitali? Boh, novità, Nicola. novità, vedere un po' com'era. Molto grande, molta gente, bello. Vieni per fare acquisti qui? No, perché ho già tutto, però sono venuto a vedere se c'era qualcosa di nuovo per vedere, provare. E c'è un prodotto in particolare che cerchi? Una tenda nuova, perché l'altro ormai è da cambiare. Tu sei una pescatrice? Sì, sono una pescatrice. E da quanto tempo coltivi questa passione per il carp fishing? Da quando ho 10 anni. Ammazza, eri proprio una bambina. Sì, adesso ne ho 26, quindi parecchi anni. Me l'ha trasmessa mio papà la passione, quindi da quando sono piccola vado con lui a pescare, perciò ho iniziato proprio. Cosa ti aspetti dal Carpitali? Di trovare tante persone che magari non riesci a incontrare durante l'anno, che vengono magari da posti molto lontani, e vedere sempre attrezzature nuove, novità che sul sito magari sì, le vedi, ma dici voglio anche toccare con mano. Posso chiederti di dove sei? Sono di Lodi. Ciao, da dove venite? Ciao, veniamo da Bologna. Prima esperienza qui al Carpitali? Sì, è il primo anno che veniamo. E come mai? Beh, non lo so, cioè, perché non lo so, l'anno scorso me lo sono perso, cioè non mi sono ricordato. Quest'anno niente, ce l'abbiamo fatta. Sei venuto per vedere qualcosa in particolare? Cerchi un prodotto specifico? No, di specifico nulla. Vengo per le offerte e per cercare l'occasione. E da quanto tempo coltivi la passione per il carp fishing? Non è tantissimo, saranno 5-6 anni. Lei è la tua fidanzata? Sì. Ti accompagna a pesca? Molte volte sì, cioè andiamo insieme, sì. Ma accompagna, basta. Qui all'interno del Carpitali mi trovo con Giovanni Sala, il presidente della Fiera Millenaria. Parliamo anche quest'anno di numeri. Sì, beh, intanto è una grandissima soddisfazione, perché oggi siamo partiti veramente con numeri altissimi, record per questa manifestazione. Tanto per dare un numero di riferimento, abbiamo avuto già nei giorni scorsi 3.000 biglietti venduti in prevendita, che per noi è una cosa eccezionale, e già oggi abbiamo più o meno 5.000 visitatori già confermati. Quindi veramente numeri che ti fanno capire le dimensioni che sta assumendo questa manifestazione. C'è anche la giornata di domani, quindi questi numeri sono propensi per la crescita. Ma guarda, stiamo proprio pensando che, da come vediamo il trend di crescita, probabilmente arriveremo al record del Carpitali. Quindi veramente per noi una grande soddisfazione, ma non solo per noi, ma anche per gli esponitori che credono in questa manifestazione. E ci sono novità per quanto riguarda questo evento? Sì, abbiamo importanti novità. Una su tutte è quella della
possibilità di ottenere quest'anno la certificazione di fiera internazionale. Cosa significa questo? Beh, intanto aumentare l'autorevolezza di questa manifestazione, ma nello stesso tempo far capire che questa manifestazione ormai ha raggiunto dimensioni extranazionali. È quello che abbiamo iniziato a fare nel 2020, poi purtroppo il Covid ci ha fermato, adesso siamo ripartiti e da domani avremo degli ispettori che verranno a certificare appunto la capacità che ha questa fiera di avere anche una dimensione diversa da quella nazionale. Quindi cresce il Carp Italy e cresce anche il territorio, è il caso di dirlo? Beh, direi proprio di sì, anche perché ha una ricaduta in termini di indotto notevole. Tanto per darvi un'idea, nel raggio di 40-50 km non si trova un albergo disponibile. Questo vuol dire che c'è un indotto anche in termini di accoglienza e di recettività. Abbiamo anche una particolarità del Carp Italy, che è quello di aver creato una specie di comunità di pescatori, di ragazzi che attraverso questa disciplina si trovano, fanno ovviamente, parlano fra di loro. Noi abbiamo aperto anche un parco notte, un parco notturno dove alcuni di questi possono sostare, è un parco gratuito, riscaldato, possono sostare durante la notte, hanno preso l'abbonamento così il giorno dopo sono già pronti per venire. Ma il bello di questo parco notte è che continuano tutta la notte a parlare di pesca, è una cosa veramente unica ed è un unicum della fiera, insomma. Tra l'altro, un'unicità di questa fiera è anche il fatto che c'è una vendita aperta al pubblico, che solitamente non è per tutte le fiere, e poi si discutono sempre qui cose importanti tipo l'antibracconaggio, quindi parliamo, tocchiamo anche argomenti importanti. Anche questo fa nel suo insieme. Beh, allora diciamo intanto che Carp Italy è stato il promotore della legge contro il bracconaggio, perché siamo partiti già nel 2016-17 a parlare di questo. Eravamo l'unico riferimento per quanto riguarda, diciamo, dal punto di vista della legge come riferimento nazionale di cui si parlava di questi temi, e siamo arrivati a questo mettendo insieme intorno a un tavolo tutte le forze politiche, cosa che non è di poco conto e non è semplice. Quello che si diceva prima era anche il discorso che la fiera ha una sua logica, che è quella di avere la grande azienda produttrice ma anche il rivenditore. Perché questo? Perché chi viene qua, oltre a vedere il prodotto, lo può anche acquistare. È una unicità, perché è difficile vedere fiere di questo tipo, o sono espositive e quindi sono B2B, quindi vuol dire sono prettamente commerciali, o sono B2C, quindi solamente per la vendita al pubblico. Qui è un mix di situazioni e devo dire che questo mix funziona molto, perché vediamo il visitatore che entra, si informa sul prodotto e poi può farne anche l'acquisto. Di Carp Italy, una fiera top, un evento fiore all'occhiello per quanto riguarda la pesca italiana, e anche quest'anno i numeri sono stati tantissimi, tanta la partecipazione e tanti gli eventi all'interno del Carp Italy. Noi di Italian Fishing TV abbiamo cercato di raccontarvi questa fiera nel migliore dei modi e vi terremo compagnia al più presto con altre novità. Ciao a tutti!